Incontriamo Leopoldo Macchina Crifeo qui all'assemblea congressuale del cantiere e come tutti quanti chiediamo, perché insomma l'appuntamento coincide con questo evento, così possiamo dire che è l'elezione del capo dello Stato, se si è fatto qualche idea sulle modalità e anche se ci sa fare un pronostico. Dunque, no, come penso tutti i cittadini, si vorrebbe un capo dello Stato con tutte le qualità possibili che possa avere una persona. Quello che un po' sgomenta è che in realtà non piace nessuno, qualsiasi nome, ma forse è colpa degli italiani, non dei personaggi, che ogni nome che si fa per le persone è sgradevole. Sono sgradevoli di tutti i tipi, diciamo, vecchi politici, nuovi politici. Questo rivela una poca fiducia degli italiani nelle istituzioni, nelle persone. Per quanto riguarda me, a questo punto dovrei dire invece, Beh, sì, per lei, sì. a me piacerebbe, Martino mi piacerebbe. Che è una persona che ha intanto una sua professionalità antica, poi ha sempre avuto una posizione che ho condiviso, Liberale, sì. liberale. Però mi sembra che lui stesso non abbia molto apprezzato questo. Sì, perché non ci crede, li vorrebbe, penso, però non ci crede, infatti è impossibile, perché in Italia un liberale doc, così a parte Einaudi, forse che ce l'ha fatta, insomma. E detto questo, di chi si potrebbe. Ma anche sulle modalità con cui si sta arrivando, c'è cioè questa specie di gioco dei nomi che pare che siano nomi fatti solo per prendere tempo, poi c'è questo scenario di base, questo accordo, insomma, del Nazareno, questo patto. Sì, d'altronde come forse il sistema proprio dell'elezione del capo dello Stato che andrebbe rivisto, perché questi 1.000 più o meno deputati e senatori dovrebbero, come possono procedere se non hanno una serie di incontri e di accordi? È chiaro che la persona ideale non è mai la stessa per tutte le forze politiche. Cioè, quindi tu dici che in qualche modo è necessario, è plausibile e ragionevole che ci sia una, tra virgolette, contrattazione, ma insomma, almeno un accordo esterno al di fuori del momento camerale, insomma. Sì, mi sembra l'unico modo, perché sennò come? Cioè si va in aula e dice votiamo, uscirebbero 100 candidati, perché ci vuole necessariamente un cedere da una parte, un suggerire dall'altra, argomentare, insomma, penso che non si possa fare diversamente, ma perché le condizioni, le circostanze, il metodo è quello lì. Ho capito. Si potrebbe tirare a sorte. Allora viene fuori un cittadino anonimo che magari alla fine si comporta pure bene, anche perché lì avrebbe tanti consiglieri, gente che non gli faccia fare errori marchiani, Sì. diciamo. C'è un antico film che adesso non ricordo, ma è nella memoria, nella notte dei tempi, c'è proprio un antico film in cui un cittadino anonimo fu nominato Presidente della Repubblica perché volevano fare un nome molto anonimo, però esisteva effettivamente un nome che corrispondeva a una persona, però adesso non mi ricordo se era Totò o chi altro l'attore, non lo riesco a ricordare. Senti Leopoldo, ti vediamo sempre a questi appuntamenti del cantiere, questa associazione di cultura politica, tu che ne pensi? Ah, io vengo perché sono un po' indotto da Pierpaolo, insomma, che me lo chiede e per cortesia vengo, perché ho simpatia per Pierpaolo. A cosa si vada incontro, che cosa possa fare, una cosa così, non ho idea, insomma, né sono piuttosto scettico sempre su tutte le iniziative nuove, radicali, sulle cose. Ecco, hai nominato la parola giusta. Ti vedevamo un po' di tempo fa anche alle iniziative radicali, e appunto mi interessa un po' meno. Sì, in realtà è da un anno che non sono allontanato, non ho nemmeno rinnovato la tessera l'ultimo anno, perché i motivi si sanno, diciamo,
non mi piace il modo di procedere. Un partito politico, condivido tutto sulle carceri, le cose che sostengono, ma non è una peculiarità di un partito politico. Insomma, un partito politico deve avere una ampia gamma di interessi, e ho anche quello, ma se no così diventa un'associazione pro che difende una categoria, ma insomma è troppo poco. Va bene Rapoldo, io ti ringrazio a questo punto di essere stato disponibile su Libri TV la prima volta, grazie ancora e buona assemblea del cantiere. Grazie, tu sei molto simpatico. Ciao. Grazie.